Questa sentenza ha chiuso un ciclo di un'amministrazione assolutamente politicamente inutile, che ha basato la propria politica solo su questo progetto, e ancora una volta i cittadini, resistendo al potere forte, al potere forte di questi soggetti, è riuscito a vincere. Nessuno se l'aspettava, nessuno si aspettava questa sentenza, la sentenza è arrivata. E l'unica cosa che magari è passato troppo tempo, solo questo dico, nel senso che avrebbero potuto tranquillamente farla uscire prima, magari le cose cambiavano. Cambiavano nel senso che ci sarebbe stata la possibilità dei 5 Stelle di arrivare al ballottaggio? Questo lo decidono sempre i cittadini, ma a volte i cittadini assumono e prendono coraggio laddove vedono che ci sono dei risultati. Io ripeto, l'ho già detto altre volte sempre con voi, accetto questo verdetto politico, però è chiaro che non ci fermiamo. Questo di oggi, quella di ieri, la sentenza di ieri, ci dà lo spunto per continuare a combattere per la città e per i cittadini, ma soprattutto a far capire chi andrà ad amministrare che le cose o si fanno per bene o non si fanno proprio, o si fanno rispettando la legge o meglio non iniziarle assolutamente. Laddove Sbrocca dovesse essere vincitore e dovesse continuare il ricorso al TAR per il progetto di riqualificazione del tunnel, il Movimento 5 Stelle come si pone? Allora, lui ha la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato con i soldi dei cittadini, ma io faccio un invito: se Sbrocca domani, domenica, risultasse perdente, dovrebbe cacciare lui i soldi e fare il ricorso, così poi comincia a capire davvero qual è il sacrificio che uno deve fare, perché con i soldi dei contribuenti siamo tutti bravi a fare ricorsi anche al Consiglio di Stato, al Presidente della Repubblica e chi ne ha più ne metta. Invece uno deve avere il coraggio di dire: ok, siccome io, come lui ha riferito, che questo progetto cambierà il volto della città in senso positivo, allora tirasse fuori i soldi di tasca sua e facesse ricorso al Consiglio di Stato. Nino Barone, una sentenza storica, il TAR ha rigettato il tunnel, come ci si sente? Siamo felici per la città di Termoli, è una battaglia che abbiamo condotto insieme, anche con molte resistenze, però molti cittadini ci hanno sostenuto, ci hanno creduto, come ci ha creduto il popolo della nostra associazione, del nostro movimento e anche le forze politiche che ci hanno affiancato, quindi è stata una battaglia di civiltà. Finalmente possiamo dire che la giustizia in Molise è funzionante ed è attenta, anche perché era, come si erano prospettate le cose, c'erano molte dicerie. Noi da sempre abbiamo parlato dicendo la verità sulle questioni, molte false informazioni invece sono uscite dalla Casa Comunale che hanno contrastato le nostre. La loro parola contro la nostra, ha prevalso quella dei cittadini, quindi noi ringraziamo tutti e viva Termoli. La nostra tenacia è stata tale che abbiamo snocciolato tutte le loro delibere, tutte le loro, i loro antefatti, tutti i loro scritti, insomma, quindi siamo riusciti proprio a infilarci nel quorum della situazione. All'Assunpo finalmente è arrivata la decisione del TAR che blocca il progetto del tunnel, una grande battaglia che la sinistra ha da sempre portato avanti, come ci si sente? Beh, per una volta avere qualcosa da festeggiare è una sensazione inedita e molto gratificante. Noi siamo ovviamente estremamente contenti, questa vittoria è la vittoria dei termolesi e noi la dedichiamo tra l'altro a Nadia Rucci, che è stata una delle anime del movimento e che non è più con noi. E siamo veramente soddisfatti del fatto che la sentenza ricalchi punto per punto quello che il Comitato No Tunnel è andato dicendo da 4-5 anni a questa parte, cioè un iter al di là della valenza assolutamente inesistente, anzi la dannosità del progetto, un iter costellato di tali e tante irregolarità che il Tribunale ha riconosciuto. Ci auguriamo che questo ponga la parola fine a questa orrenda storia. Mentre il sindaco per questo pomeriggio ha indetto una conferenza stampa con l'assessore Gallo e con Mandrile, in cui si parlerà appunto del progetto di riqualificazione e del ricorso al TAR. Come la pensa? Non pretendo di arrogarmi particolari conoscenze di legge, ma credo che un sindaco che tra circa 36 ore scadrà totalmente dal suo mandato e che dovrebbe, secondo legge, essere in carica solo per l'ordinario, non abbia alcuna autorità per presentare questo ricorso, per il quale io credo che non sussistano neanche
forse i termini di legge, ripeto, non sono competente, ma la trovo dal punto di vista etico e civico qualcosa di veramente riprovevole, e ripeto, riprovevole. Dicendo che Sbrocca scadrà tra 36 ore, auspica una vittoria del centrodestra? Non auspico assolutamente nulla, abbiamo già dichiarato, non so più in quante sedi con voi, che per noi sono sullo stesso piano, sono due persone, due schieramenti lontani anni luce dalla nostra idea di politica, di attività civica, di tutela del territorio. Mi limito a prendere atto che, secondo legge, dalla mezzanotte del venerdì, cioè domani, lui non avrà più alcuna autorità. Poi quello che ci sarà da fare lo vedremo nei prossimi 5 anni per fermare chiunque sia lì, perché ripeto, non ci rappresenta, non rappresenta i cittadini che ci hanno votato, ne rappresenta assolutamente, ci tengo a dirlo, i cittadini, e sono tanti, che hanno lottato contro questo progetto.